Annunciata a sorpresa ed arrivata in fretta sul PlayStation Store, l'Apocalypse Edition di Dead Nation è una riedizione riveduta, espansa e corretta del twin stick shooter con cui Housemarque ha conquistato nel 2010 l'utenza PlayStation 3. Anche ad anni di distanza, il gioco si conferma uno shooter a scorrimento ottimamente studiato, stimolante e sorretto da una ricerca stilistica inarrivabile. Dead Nation è uno sparatutto in salsa horror, ambientato in un mondo devastato da un'orribile epidemia. Tutto è distrutto, le fiamme divorano gli edifici e l'unica cosa che rimane per le strade sono i resti di una disperata quanto inutile resistenza. Stavolta, insomma, Housemarque abbandona le arene tipiche dei popcorn shooter per calare il giocatore all'interno degli ampi livelli della modalità campagna, vero cuore pulsante della produzione. Disponibile sia per il single player che per due giocatori in locale o in rete, la campagna si articola in 10 stage. Pur non risultando eccezionalmente lunga, si dimostra intensa, non risparmia momenti memorabili e risulta anche altamente rigiocabile. Sotto il profilo ludico, Dead Nation recupera le caratteristiche e la struttura di base dei suoi congeneri. Visuale a volo d'uccello, movimento e mira affidati agli stick analogici. Cerca però di proporre un'esperienza completamente diversa, più impegnativa e coinvolgente. La progressione in Dead Nation è solitamente lenta e ragionata e già a difficoltà normale non ci sarà spazio per corse a rotta di collo nelle ambientazioni. Il giocatore è vulnerabile e per sopravvivere dovrà sfruttare proficuamente l'ambiente di gioco. Insomma, l'impegno richiesto per sopravvivere missione dopo missione è davvero notevole, davvero survival horror. In soccorso del giocatore nello stile metropoli di Dead Nation interviene un arsenale di tutto rispetto, vario ed equilibrato, che spazia dalle classiche mitragliatrici alla doppietta, passando per i più pesanti lanciagranate ed elettrificatori, ma accogliendo anche bombe a mano, molotov e mine. Nei negozi presenti ad ogni checkpoint, inoltre, potremo scegliere i pezzi dell'armatura del nostro eroe, ognuno con caratteristiche ben precise che influenzeranno varie statistiche. Tirando le somme, l'esperienza offerta da Dead Nation è più vicina a quella di un survival piuttosto che a quella di uno sparatutto. Al tempo della sua uscita, le sue qualità lo resero uno dei migliori titoli su PlayStation Store, e questa Apocalypse Edition, a 4 anni di distanza dall'uscita originale, si lascia rigiocare confermando le stesse identiche impressioni. La prima cosa che salta all'occhio appena avviato il titolo è l'ambientazione, un mondo decadente, oscuro e putrefatto. L'impianto scenico è notevole e l'eccellente motore grafico, rivisto per questo ritorno in alta definizione, ricostruisce alla perfezione una città caduta in rovina. Sebbene oggi i modelli poligonali non lasciano intravedere un utilizzo intenso delle caratteristiche della macchina, a colpire il giocatore prima di ogni altra cosa è l'eccezionale illuminazione dinamica, indiscussa protagonista del titolo. Ma l'aspetto più riuscito è la caratterizzazione. Gli ambienti sono più che soddisfacenti, tanto in design quanto in estensione e ricchissimi di dettagli. Oltre ad un rinnovato comparto tecnico e dalle gioie della risoluzione full HD nativa, questa Apocalypse Edition include anche qualche aggiunta contenutistica di rilievo. Innanzitutto è presente l'espansione Road to Devastation, che propone un interessante Endless Mode. Ma l'aspetto forse più interessante dell'edizione apocalittica è il Broadcast Mode Plus. Selezionando questa opzione avvierete automaticamente lo streaming della vostra partita. Gli spettatori, tuttavia, potranno votare ad intervalli regolari per fare in modo che si attivi un effetto positivo o negativo. Oggi, come al tempo dell'uscita originale, Dead Nation è uno scrolling shooter sensazionale. Abbandonando le dinamiche martellanti e compulsive di Super Stardust e Resogun, il team Housemarque ha saputo infondere un ritmo davvero particolare al suo sparatutto, che arriva ad abbracciare elementi survival e trasmette al giocatore una tensione viscerale ed atavica. Curato nei dettagli, ricchissimo soprattutto in questa edizione potenziata, intriso di un'atmosfera sempre avvolgente, Dead Nation si riconferma un grande successo anche su piattaforma next gen.